ritorna dopo la pausa estiva carta vetrata e lo fa occupandosi di eolico. Io credo che pochi temi come l'eolico sollecitano discussioni, dividono i giudizi e muovono passioni in uno scontro che raccoglie grande attenzione da parte dei media. In realtà, dietro la rappresentazione di una battaglia sull'eolico non ci sono solo ragioni di interesse o di visibilità mediatiche, ma anche questioni ineludibili che occorre affrontare se si vuole coltivare una prospettiva di cambiamento del modello energetico e di sviluppo incentrato sulle fonti rinnovabili. In questi mesi estivi mi è capitato più volte, per motivi di lavoro e non solo, di andare su e giù tra Irpini e il Sannio. Bisaccia, Lacedonia, Vallata, Ariano Irpino, ma anche Morcone, San Lupo, San Giorgio la Molara, tutti comuni che pullulano di torri eoliche, trionfo dei parchi e dell'energia alternativa. I famosi parchi, ambienti tutelati, prati verdi, cielo azzurro, aria pulita. Finalmente anche noi irpini e sanniti non insozziamo l'aria, anzi la tratteniamo e la gestiamo nel miglior modo possibile, o almeno così crediamo, perché in fondo a gestirla non siamo proprio noi. Che strano, da queste parti fino a 20 anni fa nessuno pensava che il vento si potesse anche vendere, anche perché il vento in queste zone ha sempre fatto solo il suo mestiere, soffiare, in silenzio, senza clamori, come gli assalti che in questi anni sono stati portati avanti da coloro che con il vento invece ci fanno i quattrini, tanti quattrini. Poi un bel giorno tutti si sono accorti che il fronte delle pale eoliche era avanzato senza controllo. Indisturbati alla luce del sole, un po' di società per anni hanno montato pale, pale e ancora pale. Un'alluvione di pale che ha conquistato chilometri e chilometri di questo territorio in nome del progresso e dell'energia pulita. La solita storia? Non lo so, ma qualche considerazione ad alta voce voglio farla. La prima, manco a dirlo, riguarda la nostra classe politica. Piaccia o no, ancora una volta ci ritroviamo a parlare di un problema di sproporzionate dimensioni affrontato da chi ci ha amministrato fino ad oggi senza alcuna programmazione. Per carità, non alzo l'indice verso nessuno. De Luca è appena arrivato, d'accordo, ma è tempo che la Regione Campania decida in fretta quale futuro immagina per le aree interne, in particolare per le province di Avellino e Benevento. Basta. Ma è mai possibile che nel 2015, dopo le discariche, dopo il petrolio, da queste parti, invece che affrontare i temi dello sviluppo e dell'occupazione, stiamo ancora a discutere del Fortore e dell'Irpinia, ma anche di una risorsa naturalistica straordinaria, come l'area protetta del Matese, già parco regionale, che si candida a diventare parco nazionale, come di aree minacciate da cavi e pale eolici? Ma è mai possibile che dopo anni e anni di discussione questa regione non è riuscita a fare di meglio che partorire una legge sull'eolico incostituzionale? E poi i sindaci. In questi giorni leggo di sindaci una quindicina di comuni dell'Alta Irpinia che hanno provato a incanalare sui binari dell'azione unitaria le pulsioni che stanno prendendo corpo nei singoli comuni, anche grazie all'operato dei comitati spontanei contro l'eolico che a quanto pare in questo periodo vanno assai di moda. Preoccupati per questa proliferazione dell'eolico selvaggio, si sono visti prima a Calitri, poi a Bisaccia, per discutere del problema e chiedere alla Regione Campania una moratoria sull'eolico, fino all'approvazione, credo, del PEAR, il Programma Energetico Ambientale Regionale. Si sono detti tutti preoccupati e indignati. Scusate, ma voi dove siete stati fino ad oggi? Ben venga la moratoria, certo, ma quanti di voi hanno approvato il piano energetico comunale, strumento pianificatorio che si affianca al piano regolatore? Le vostre comunità si sono ritrovate all'improvviso circondate da torri eoliche e tralicci, ma quante volte avete convocato le commissioni edilizie integrate atte ad esprimere il parere ambientale sulla progettazione energetica? Ma soprattutto quanti di voi hanno preso parte in sede regionale alle conferenze dei servizi, luoghi deputati a far valere le ragioni delle comunità che si rappresentano? E se ci siete stati, quali azioni, quali relazioni tecniche per rafforzare il diniego avete presentato? Quanti ricorsi al TAR avete fatto? Una seconda riflessione riguarda invece l'ambientalismo, che sembra vivere un insanabile conflitto tra due ragioni fondanti del suo messaggio. Da un lato la tutela del territorio, dall'altra la ricerca di un diverso modello energetico per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Ebbene, proprio nel momento in cui le politiche pubbliche e gli investimenti privati vanno nella direzione per tanti anni sospirata delle fonti rinnovabili, tutti giù in strada a protestare.
Beh, io credo che sia fondamentale e urgente uscire da questa situazione se vogliamo essere seri e fare delle fonti rinnovabili il pilastro di una politica energetica che deve riuscire a conseguire i risultati ambiziosi che l'Europa ci chiede. Un pilastro però, attenzione, che deve essere rispettoso del territorio e di chi lo abita. Io li ho visitati questi paesaggi e voglio partire da questo, guardate, perché ha un significato ben preciso il fatto che gli impianti eolici sono ben visibili, rappresentano un segno innovativo rispetto ai caratteri di molti paesaggi e per questo possono non piacere. Tutte le altre questioni, io credo, sono secondarie. Il cuore della polemica è l'estetica alimentata dalla mancanza di una programmazione. Chi si batte contro l'eolico lo fa innanzitutto perché ritiene quegli impianti un rischio di trasformazione irreversibile e negativo del paesaggio che vive. Ma come dare torto a queste persone? In Irpinia e nel Sannio l'assenza totale di regole e l'inerzia di chi doveva e poteva frenare o quantomeno rallentare il meccanismo hanno portato a realizzare chilometri di torri differenti per dimensione, per colore, per forma, che chiudono completamente i crinali e il passaggio. Realizzati da aziende diverse, in modo disordinato, talvolta ai confini amministrativi dei comuni, talvolta a pochi chilometri dai centri abitati. E si arriva al punto delicato della questione. Gli impianti sono andati a interessare territori rimasti fino ad oggi ai margini dello sviluppo. Le aree interne più povere e più deboli di questa regione, aree spesso spopolate e crinali integri che improvvisamente risultano attraenti per l'eolico e che senza regolamentazione sono diventate il centro delle denunce contro questi impianti. Non ci prendiamo in giro. È successo per il petrolio, sta succedendo per l'eolico, succederà ancora chissà per cos'altro. Occorre stabilire una volta per tutte cosa la politica vuole fare di questo entroterra e immediatamente dopo definire un quadro di regole chiare, di procedure trasparenti per capire i veri impatti sul paesaggio e l'ambiente, dei progetti in modo da garantire lo sviluppo del territorio. L'interesse generale alla tutela è quello di chi, diciamolo, vuole realizzare gli investimenti in tempi e modi certi. E questa è la strada maestra, è questa la madre di tutte le battaglie. Lo sanno bene i nostri rappresentanti regionali, così come lo sanno bene i nostri sindaci, o almeno i sindaci delle comunità strettamente interessate, che dispiace dirlo, fino ad oggi non sono stati sufficientemente attenti al problema. O almeno così mi è parso di capire dopo aver letto l'intervista al primo cittadino di Sant'Andrea di Conza, sul cui territorio, attenzione, fino ad oggi non è stata eretta neppure una torre eolica e che nel corso delle sue battaglie contro le aziende a difesa del territorio è stato addirittura costretto a difendersi dal vicino comune di Conza. L'intervista è disponibile nella nostra rubrica Ampio Raggio sul sito lanostravoce.info. Leggetela e ditemi che ho torto. Arrivederci alla prossima settimana.